Era di ritorno da Roma, dove aveva avuto da Papa Onorio III la conferma della sua regola, e giunto a Greccio, un paesetto della Valle Aretina, con il suo anche spirito poetico, fu colpito dal paesaggio dove c'erano varie grotte, e probabilmente quelle grotte gli ricordarono Betlemme, dove era stato pellegrino qualche anno prima, e allora c'erano, adesso non si vedono più, grotte proprio attorno a Betlemme. E allora, aiutato dal pastore Giovanni, Francesco organizzò il primo presepe con l'idea di rappresentare in maniera viva i racconti dei Vangeli sulla nascita di Gesù, quelli che abbiamo ascoltato anche adesso dal diacono. E subito si coinvolsero con entusiasmo come protagonisti gli abitanti del luogo e i suoi frati. E così ci fu il primo presepe inventato da San Francesco. E l'ultima grande intuizione di San Francesco fu quella di, a conclusione, chiamare un sacerdote che celebrò la Santa Messa sulla mangiatoia dove era stato messo il bambino che rappresentava Gesù bambino. In questo modo Francesco annunciò a tutti che il Natale era iniziato a Betlemme, ma che continuava nascendo da Maria Vergine. Gesù, il Figlio di Dio, era entrato nel mondo e continua a camminare con noi, e ognuno lo ricorda nella sua nascita, come facciamo questa sera, ma può incontrarlo personalmente. Ecco l'Eucaristia di San Francesco per celebrare la Messa sulla mangiatoia. E ti ho ricordato questo, diciamo, geniale intuizione di San Francesco nel presepio, perché anche perché l'1 dicembre scorso Papa Francesco si è recato a pellegrino proprio a Greccio, e lì ha firmato una lettera apostolica dedicata, tutta la lettera, al significato e al valore del presepio. La lettera intitolata in latino Admirabile Signum, mirabile, sì, presepio. Ecco, in questa notte santa volevo ricordare l'intuizione grandiosa di San Francesco e anche questa lettera del Papa che ci invita a scoprire la bellezza e la ricchezza di significato che ha questa rappresentazione molto apparentemente semplice ma molto profonda del Natale. Il Papa ci ricorda, entro un po' anche nella sua lettera, poi ognuno può trovare in internet e leggerla, è molto interessante, non è lunga e le facce, per cui si può leggere. Però entrando un po' nel messaggio del Natale che il Papa ci trasmette, riscoprendo il significato del presepio, e ci dice: il presepio va guardato, ma va anche ascoltato, perché il presepio va. Ci trasmette un messaggio e lo fa con un linguaggio semplice e universale, perché il presepio lo capiscono tutti, i piccoli, i genitori, i nonni, chi ha studiato tanto, chi ha poca cultura, chi è nato qui sulle nostre terre, o anche quelli che vengono da paesi lontani e da religioni diverse. Il presepio lo capiscono, parla un linguaggio
semplice. Il linguaggio è semplice, però il messaggio del Vangelo, del presepio, è molto profondo. È sempre attuale, che ci riporta alle radici della nostra fede e della nostra vita. Vedete, solo un genio come San Francesco poteva inventare. Ed è stato così geniale che dopo 800 anni continuiamo a fare questo. Ed ecco allora, stando sulla lettera del Papa, vorrei sottolineare due aspetti del messaggio. Il presepio ci dice, il primo messaggio, il presepio sembra una cosa scontata, ma il presepio parla di Gesù, parla di Gesù. Il presepio è costruito con Maria, Giuseppe, gli angeli, i pastori, i magi, tutti i protagonisti sono tutti rivolti verso un centro. Il centro è la culla con Gesù. E chi va verso il presepio è come accompagnato, vedete, da Maria, da Giuseppe, dai pastori, a rivolgersi verso quel bambino. Se ci fermiamo con calma, il presepio ci porta verso quel bambino per conoscere il mistero che porta in sé quel bambino che ha la B maiuscola, perché è il bambino che era stato annunciato da tutti i profeti. Abbiamo sentito prima un annuncio di Isaia: un bambino è nato per noi, ci è stato dato figlio, è l'annuncio di Gesù. E quel bambino partorito da una giovane donna, quindi figlio suo, ma per opera dello Spirito Santo, viene da Dio, prima che figlio di Maria è figlio di Dio Padre. Vedete, lungo la storia dell'umanità, tanti uomini, per non dire tutti, hanno cercato di farsi un'idea, un'immagine di Dio. Siamo tutte le religioni. Tutti i tentativi di farsi un'immagine di Dio. Gesù invece è Dio che viene a mostrarsi. Ci viene incontro e si mostra. Mostra il suo vero volto, il suo vero cuore. Leggo solo tre righe del Papa. Papa scrive: perché il presepio suscita tanto stupore e ci commuove? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il creatore dell'universo, si abbassa alla nostra piccolezza. In Gesù, il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la direzione. Ci ha dato un amico fedele che ci sta sempre vicino. Ci ha dato il suo figlio che ci perdona, ci solleva dal peccato. Il Vangelo ci porta a guardare il bambino. E il presepio ci dà il messaggio di chi è quel bambino, che merita tutto il nostro sguardo, pensiero e cuore. Per sentircelo vicino, perché Gesù è il Dio di cui abbiamo bisogno. E oltre che portarci a guardare Gesù, un'altra breve sottolineatura, il Maestro, per esempio, ci mostra anche una comunità,
che si è formata attorno alla cura di Gesù. Gesù crea subito una comunità. La comunità ha al centro la famiglia di Gesù, per esempio al centro c'è Gesù, Maria e Giuseppe, e attorno si riuniscono tante altre persone. È una riuniti perché tutti attirati da Gesù. Chi va per incontrare Gesù si trova con gli altri, si forma una comunità. E vedete, è una bella comunità, quella che si forma attorno alla culla di Gesù. Perché tutti trovano posto. È bella che c'è posto per tutti. Dice il Papa, c'è posto anche per i pastori, che erano poveri e spesso molto disprezzati. Mai saranno stati in una riunione ufficiale, ma con la cura di Gesù sì. Scrive il Papa, anche loro stanno vicini a Gesù bambino, a pieno titolo, senza che nessuno possa sfrattarli e allontanarli da una culla talmente improvvisata. I poveri possono starci vicini, non stonano affatto. Attorno alla culla di Gesù tutti possono starci. Questa comunità bella che si crea attorno a Gesù che nasce è e dovrebbe essere la Chiesa, dovrebbero essere le nostre comunità cristiane qui della città di Udine e dei nostri paesi, comunità dove nessuno scarta l'altro, perché tutti siamo poveri peccatori prima e ci mettiamo in ginocchio davanti alla culla di Gesù e là in ginocchio ci stiamo. Gesù nascendo ha guarito i rapporti tra gli uomini, che spesso sono così malati. Li ha guariti insegnandoci una regola d'oro, la regola della solidarietà. Lui l'ha vissuta per primo Gesù, per tutta la vita ha accolto ogni uomo, l'ultimo brigante sulla croce, ogni uomo, come suo fratello, anche se quegli uomini non erano proprio tanto amati, come spesso lo siamo noi. Ma Gesù ha accolto tutti e poi ha raccomandato a coloro che si riuniscono attorno a Lui di formare una comunità fondata sulla solidarietà. Ecco, questa è un'altra altro messaggio della voce del presente del Cinese. Torniamo allora dal presente a imparare la legge della solidarietà senza nessuno scartato. E cominciamo a viverla prima di tutti in famiglia, non scartiamo nessuno. Viverla con i vicini di casa, quelli della porta accanto, magari qualche volta possono essere senza lavoro, o anziani, o malati, o soli. Ecco, concludo, mi sono soffermato su questi due messaggi che il Papa Francesco ci presenta del presepio, sono proprio il messaggio della vita. Ascoltiamoli, portiamoci indietro col cuore aperto. E allora vedete così quella grande intuizione di San Francesco di inventare il presepio continua a toccare le nostre coscienze, ci rende più, ci fa vivere un santo. Dio onnipotente, Padre,
Figlio e Spirito Santo discenda su di voi.